chiamo Martina Monastra. Quanti anni hai, Martina? 13 anni. 13 anni. Oggi avevo il torcicollo. Me l'hai fatto passare. Non è vero, si sta cercando sul lato più bello. Mi muovo ancora come un robottino, ma sto guarendo. Volevo dirti, per un attimo ho chiuso gli occhi e mi è sembrato di sentire quei film, quei telefilm pomeridiani per ragazzi. Infatti questa canzone è tratta proprio da una serie TV. Ok. E questo è successo anche perché, oltre che appaiare molto bene sulla base e sulle terze, avevi anche un buon inglese, che da queste parti non dispiace, perché quando ci si avventura con una lingua straniera bisogna portarla bene, parlarla benino, e tu l'hai fatto. Certo. E bene l'intonazione, secondo me devi fare una carriera internazionale, devi farti scrivere canzoni in inglese, perché probabilmente in italiano non ti esprimeresti così bene, cioè proprio è la tua lingua l'inglese. Diciamo che l'inglese canto, diciamo, mi esprimo meglio. Sì, perché è più rotondo, sì. Lo capisco. Invece l'italiano ha queste gutturali che spesso possono essere più dure per una voce così come la tua. Sì. Grazie, per me sì. Grazie. Grazie a te. No, no, a me mi è piaciuta, è una bella intonazione, mi sembra una ragazza sì, no, no, che ha una bella voce anche pulita, non so, però... Però? Mo riparte con però, guarda, però, mi mette in crisi, mi ritorna la cervicale. Sì, per me sì. Grazie. Scusa un attimo, c'ho una pratica da esprimere. Bravo Cosi, per una volta hai un cuore anche tu. Bravo, bravo. Visto, sì. Come ti amas? Quanti anni tienes? Me llamo José Pérez. Oh, bello. Tengo... No se dice, perché sennò... No, non si dice, non si dice, non si dice. Bravo, mi sei piaciuto. Senti, mi faresti un altro Rachmaninoff? Pezzo? Rachmaninoff, la vedo dura. Un altro pezzo in italiano? Quello che vuoi tu. Oh. Poi il maestro Sorrentino ti segue, magari. Sveglia tutti quanti, chiama la polizia. In casa c'è una donna che non è più la tua. E dimmi se ti ha dato quanto tu hai dato a lei. Dimmi, dimmi. E mentre ballo sola piangi nell'ascensore. È vero che la vita non sono sempre scale. Le lacrime e la doccia fanno spesso l'amore. Da settimane. Ok. Cioè, sembra che c'è l'autotune. Sapete cos'è l'autotune? No. È una macchina che intona all'istante la voce mentre esce dal microfono, subito. No, no, ma io non ho mai avuto dubbi su... Cioè, io l'ho da subito sentita intonata, e questo lo pensavo. Tutto il resto, la parte tecnica, nulla da dire. Ma perché ancora, secondo me, per l'età che hai, giustamente, devi creare una personalità alla tua voce. È un po' comune a tutte le voci che ho sentito. E, però insomma hai la tua che hai 13 anni e quindi giustamente la tua voce si deve ancora formare e personalizzare, quindi ti dico sì. Grazie. Prego. Si è collegata. Mi sono collegata. Brava. Sono tre sì, e con i tre sì ci vediamo agli in out e valuteremo con le altre esibizioni se proseguirai o meno. Grazie mille. A te. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao.